Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E sono molto contento di essere qui anche perché si è avviata questa collaborazione, questo percorso di martellino di efficienza energetica che continuano e che ci consentono di parlare di efficienza energetica. Allora, oggi vi parlerò di questa iniziativa che è partita l'anno scorso in Enea, dal titolo No Lift Day, il giornale senza ascensore. Il punto di partenza in realtà è una riflessione su come l'efficienza energetica possa diventare, ecco, la nostra fonte nascosta e quali sono le componenti che condizionano, fanno da barriera all'implementazione di misure di efficienza energetica. Allora, la fiducia smisurata nella tecnologia da un po' di tempo chiaramente comincia a far sentire i problemi. La stessa Comunità Europea si è resa conto che ci sono componenti non tecnologiche nelle azioni di risparmio energetico che fanno riferimento sia agli aspetti comportamentali, abitudinari, ma anche all'organizzazione del sistema. Quindi ci sono tre elementi che vanno considerati quando si ipotizzano politiche di efficienza energetica. Quindi il pretesto è stato l'ascensore, l'obiettivo è stato capire un attimo se in realtà quello che c'è in letteratura come azioni che incidono sul comportamento, che dà i dati sono intorno al 10-12% di obiettivo raggiungibile attraverso gli interventi non tecnologici, se in realtà era confermato addirittura si poteva fare meglio. Vi riporto l'articolo 13 del decreto ultimo di ricevimento della direttiva perché che riguarda l'informazione e la formazione, perché in realtà questo nel recepire la direttiva si è riconosciuto anche il ruolo importante dell'informazione e della formazione nel raggiungimento delle politiche. E vedete al punto B, stimolare i comportamenti dipendenti che contribuiscano al ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione. Quindi, noi abbiamo proposto che No Lift Days fosse anche un percorso da diffondere all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni. L'Enea si occuperà del programma triennale per la formazione e l'informazione. Chiaramente ci sono ampi margini per poter lavorare insieme, per sperimentare gli elementi. Allora, passiamo a No Lift Days. Allora, quindi è stato un esperimento che vi devo dire riuscito. Poi vedremo quali sono i dati, no, di tutto ciò. Allora, l'obiettivo era anche ridurre i consumi dell'uso dell'ascensore, sensibilizzando i dipendenti a uso razionale dell'ascensore e uso delle scale. In realtà, dal punto di vista dei consumi, come diceva prima l'architetto Daniela, l'incidenza è abbastanza minima sul consumo elettrico di un edificio, però se noi pensiamo che in Italia ci sono 800.000 ascensori installati, possiamo pensare, si stimava, a un risparmio di 1,5 gigawattore giorno, considerando gli 800.000 ascensori in Italia. Questo considerando gli ascensori del terziario, ma anche quelli installati all'interno delle amministrazioni. L'altro successo della campagna riguarda la misura degli effetti. Allora, in Europa sono pochissime le campagne di informazione e di sensibilizzazione che hanno una misura reale degli effetti. È complicato farlo. Chiaramente è molto facile farlo all'interno di sistemi chiusi, come per esempio all'interno di edifici in cui ci sono 300-400 mila dipendenti e così via, però nei momenti in cui invece l'effetto di informazione è esterno, no, alla campagna, quindi parliamo di una campagna informativa per sensibilizzare l'uso del termostato d'ambiente all'interno dell'abitazione, chiaramente lì la misura comincia a diventare un po' più complessa, si richiederebbe un'analisi fatta su un campione, però comunque c'è la possibilità. E poi l'altro elemento che andava misurato e verificato è se veramente nel convincere i dipendenti a risparmiare energia attraverso un uso razionale, poi si mantiene la stessa qualità della vita, come nel motto dell'efficienza energetica. Ma è vero che io, usando il mio ascensore, usando razionalmente, sto meglio di prima, oppure la mia qualità non si riduce. L'altra cosa era ragionare su una tecnologia collettiva. Allora, di solito nelle pubbliche amministrazioni gli interventi sono di natura puntuale su tecnologie di uso comune, nel senso il mio computer, la mia stampante, la luce della mia stanza.
Volevamo invece, proprio per creare quell'effetto community, quell'effetto collettività, ragionare su una tecnologia che riguardasse tutti, cioè che tutti condividessimo. Nel senso che l'ascensore è una cosa che, su cui insistiamo tutti insieme e quindi può avere un effetto comunità. Il target è i 256 dipendenti della sede Enea di Roma, che è una sede di rappresentanza, i centri sono di Frascati e di Casaccia. Nei mesi precedenti alla campagna si è partiti con una misura dei consumi, la stessa cosa che si è operata qui in Istria, nei mesi precedenti e nei mesi successivi. Questo per comprendere, per capire un attimo quale sarebbe stato l'effetto sul risparmio energetico, che anche poi vedremo che non è minimo, nel senso che è abbastanza considerevole. Però può capire un attimo per interventi non tecnologici, come diceva detto prima, tenete presente che un ascensore consuma il 60% per stare in stand-by, running è una parte, cioè no, il 35-40%. Quindi capire come intervenire sul running. Il running è qualcosa che è collegato alle abitudini di chi utilizza l'ascensore. E poi in realtà abbiamo coinvolto per valutare l'effetto sulla salute, la Fondazione Santa Lucia. Qui è presente la dottoressa De Lusso, che dopo ci illustrerà quali sono stati gli effetti sulla salute, qual è stato il percorso attraverso il quale si sono misurati gli effetti, che non è stato soltanto di natura qualitativa, nel senso che non era soltanto il questionario, ma è stata una valutazione quantitativa degli effetti ottenibili. Allora, velocemente, le tappe della campagna. Siamo partiti con un workshop proprio come questo, in cui abbiamo coinvolto tutti i dipendenti della sede. Il coinvolgimento è avvenuto attraverso un percorso di avvicinamento leggero. Tenete presente che all'interno delle pubbliche amministrazioni, tante volte coinvolgere i colleghi è complesso, anche perché ci sono degli impegni, eccetera, eccetera, però siamo riusciti attraverso un percorso di stimolo, ecco, di stimolo leggero verso i dipendenti a coinvolgere addirittura nella prima giornata. C'erano circa 150 colleghi su 250. Poi, a partire dalla campagna di lancio in cui abbiamo illustrato il progetto, abbiamo cominciato giornalmente a inviare nella mailing list che si era creata dei messaggi. Li vogliamo chiamare subliminali leggeri, ma in realtà erano messaggi di questo tipo. Nel senso che noi siamo andati a sensibilizzare i colleghi con un aforisma, con un'immagine, e tutte le immagini facevano riferimento all'utilizzo delle scale, facevano riferimento al camminare, al benessere fisico che si può ottenere. Parliamo anche di, ecco, cioè c'è stato un concorso per individuare le scale più belle del mondo, erano 10 immagini di scale presenti nell'architettura moderna, e invitavamo i colleghi a indovinare, hanno vinto una colazione, quindi erano azioni di questo tipo, oppure immagini anche un po' forti, no? Vedete questa dello squalo. In più è stato, non si vede, scusate un attimo, vi faccio vedere adesso, forse l'ho visto anche un'altra volta, però ve lo mostro. Scusate se faccio una parentesi. Abbiamo messo a punto un video che è stato proiettato sia nella giornata di lancio, e che poi ci è servito anche per far conoscere il progetto all'esterno. Tenete presente che l'IEA adesso avvierà la campagna On If Days nel proprio edificio qui a Parigi. Quindi stiamo, guardate, vi faccio vedere il filmato realizzato all'interno dell'Enea con risorse interne.
Allora, quindi questo è stato un altro prodotto che abbiamo utilizzato per sensibilizzare i colleghi. E poi dopo, insieme alla misura che abbiamo realizzato sui consumi, è stata realizzata un'indagine conoscitiva per capire le abitudini nell'uso dell'ascensore. Quindi c'è l'aspetto quantitativo, c'è anche l'aspetto qualitativo. Le domande, i dati hanno evidenziato chiaramente vi mostro per esempio è stato chiesto l'utilizzo dell'ascensore all'arrivo la mattina al lavoro, quindi abbiamo quasi un 50% di interesse, quindi c'era già una sensibilità da parte dei colleghi all'uso delle scale. Il motivo nell'utilizzo dell'ascensore, chiaramente emerge l'utilizzo da parte dei colleghi che lavorano nei gari alti, al quinto e sesto piano, a questo anche per evidenziare quali erano le abitudini e in che maniera poi potevamo intervenire sulle diverse abitudini. L'altra cosa, perché si utilizzano le scale, questo che dicevamo prima, allora non è un'azione individuale, cioè la scelta e l'abitudine è un fatto collettivo, si fanno delle volte delle scelte non semplicemente per una propria scelta individuale ma una scelta collettiva, lo si fa perché qualcuno ti spinge a farlo, no? Tanto la mattina si sale, fa più piacere fare le scale insieme a una collega, un collega, parlando prima di cominciare a lavorare, infatti questo ci è servito anche per valutare successivamente qual è stato questo effetto comunità, nel senso che molti colleghi ci hanno detto che non si incontravano mai durante la giornata nei vari piani, tranne forse a mensa, e questo fatto di poter salire e scendere a piedi, infatti le scale adesso sono impraticabili, ovviamente è diventata una piazza, quindi il fatto di poter
di poter salire scendere insieme ecco, abbiamo cacciato alcuni rapporti, quindi è un modo diverso poi di vivere l'edificio. Ecco, se c'era l'invito ad altri colleghi a prendere l'ascensore o le scale quando o dei momenti della giornata, l'altra cosa, quando veniva preso l'ascensore? Perché gli usi irrazionali dell'ascensore chiaramente sono l'utilizzo per scendere, l'utilizzo per scendere un piano, salire un piano, l'utilizzo per scendere e andare a mangiare, chiaramente è un momento di pausa in cui uno può dedicare quei 2 minuti nella discesa a se stesso. E la stessa cosa sui piani inferiori, la pausa caffè o la mensa, quindi l'utilizzo dell'ascensore nel 74%, su 74 colleghi hanno risposto rispetto al 63% dei colleghi che usano le scale. E poi abbiamo fatto un'indagine anche per capire in che maniera veniva raggiunto il luogo di lavoro. Quindi, oltre all'indagine sul luogo di lavoro, è stata fatta anche, sarà allargata anche all'uso dell'ascensore nella propria residenza per capire se era un'abitudine consolidata oppure se a casa nell'edificio era presente l'ascensore, e se poi questa cosa si allargava anche all'utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti più ampi. Come pure, questa chiaramente ci ha dato una dimensione, ci ha dato una misura anche dell'attività fisica o sedentaria svolta dai colleghi della sede. I risultati. Allora, nel grafico vedete il confronto tra il carico giornaliero di energia, il profilo di carico energetico dell'ascensore a gennaio, quindi prima di iniziare la campagna, e quello a marzo, quando abbiamo poi iniziato la campagna. Si vede chiaramente che nelle prime ore della mattina, quelle dalle 3:45 alle 6, sono le guardie giurate perché la sede ha il servizio di sicurezza H24, quindi. Però se cominciamo a vedere dall'orario di ingresso, no, la diminuzione che c'è stata del consumo, quindi nell'utilizzo delle corse e soprattutto nel carico dell'ascensore, della cosa si protrae per tutta la giornata, riprende poi la sera quando c'è la, come dicevamo, la situazione lì. Il risparmio in questo caso, da 10 kWh al giorno di consumo, parliamo di un ascensore, ma in realtà noi abbiamo due ascensori in ingresso centrale, quello sinistro, ingresso principale, si è ridotta da 10 kWh al giorno a 7,9 kWh al giorno, quindi è un risparmio, una riduzione del 30% del consumo energetico. E il numero di corse, da 206 corse al giorno a 151, quindi 54 corse non sono state, cioè si è ridotto di 54 corse al giorno. Ora, se pensiamo che il monitoraggio continua, e anche perché abbiamo verificato successivamente se l'effetto campagna, perché di solito capita che effetti di questo tipo possono durare un tempo ridotto e non protrarsi per un tempo, quindi l'abitudine in realtà si riprende l'abitudine iniziale. Noi siamo contenti anche il commissario, il nostro commissario la mattina si fa 6 piani a piedi, quindi chiaramente il messaggio è arrivato, il risparmio dal punto di vista energetico ci rende contenti, ma soprattutto il fatto che si è intervenuti con un'azione non tecnologica. E poi adesso vedremo successivamente qual è stato il beneficio della salute. Che sono stati il messaggio indiretto con cui abbiamo fatto leva per raggiungere il risultato. Se c'è qualche domanda io adesso lascio la presentazione a Daniela, poi successivamente avrete modo di leggere dei rapporti sul progetto. Ecco, l'idea poi di avviare azioni di questo tipo, che possono essere delle azioni prototipali, diffondere all'interno della organizzazione, è il nostro obiettivo, avere un pacchetto completo, adattabile, perché voi adesso svolgete azioni diverse come la competizione oppure l'utilizzo del contapassi, quindi questa è la parte che probabilmente consente di intervenire su un'abitudine consolidata che è difficile, perché la cultura è un fatto collettivo, chiaramente intervenire sulla cultura energetica individualmente diventa molto complesso. La comunità ci consente, perché le norme sociali funzionano in questo modo, io mi guardo intorno e mi rendo conto che per far parte di un gruppo ho rispondo alle norme sociali che mi consentono poi di rispondere a queste esigenze. E quindi anche questo è stato il viatico per arrivare a questo obiettivo. Grazie.
lascio la parola al professor De Lusso della Fondazione Santa Lucia, che ha collaborato con noi sia nella progettazione ma anche nella realizzazione e poi nella valutazione dei risultati ottenuti attraverso il progetto.